Grazie. Vi rinnovo ancora una volta i miei sinceri auguri. C'è la Befana e, come si dice, tutte le feste porta via. Davvero sembrano volati questi giorni, però spero siano stati per voi dei giorni fantastici, bellissimi, circondati dalla famiglia, che vi siete potute divertire. E volevo condividere con voi i regali che ho ricevuto per Natale, anche perché ho visto che sta girando un video tag che ho trovato parecchio carino e simpatico. E quindi niente, vi faccio vedere subito i regali che ho ricevuto. Allora, principalmente parto con farvi vedere i regali che mi sono fatta io personalmente, perché ci vuole, ogni tanto è giusto anche che pensiamo noi stessi. Finalmente ho acquistato la mia nuova telecamera per fare dei video. Soprattutto per fare dei video su YouTube, in quanto io fino ad oggi ho sempre utilizzato una macchina fotografica che comunque non mi dispiaceva in quanto a qualità, comunque non è molto comoda come una videocamera, in quanto comunque l'immagine è solo di fuori. Di dietro, diciamo, e quindi tu non puoi vedere con certezza quello che stai facendo. La mia macchina fotografica è questa qui, è della Sony. Io personalmente penso che la Sony sia una delle marche migliori, e quindi niente, tenendola in questo modo, questa parte mi veniva di dietro e quindi io non posso vedere con perfezione. Allora ho acquistato appunto la mia telecamera, anche in questo caso è della Sony. Ve la faccio vedere, l'ho scelta sui toni dell'argento, c'era anche sul rosso e sul blu. Eccola qui, molto piccolina, ha una memoria interna di 4 GB, si può mettere anche una scheda e quindi girandola al contrario si può girare e quindi posso vedere tranquillamente la mia immagine. Dopodiché ho approfittato dell'offerta dei long lasting a 3 euro, in quanto io li trovo fantastici. Infatti, vi avevo già fatto vedere nella mia collezione di trucchi che ne avevo soltanto uno, ma vi avevo già detto che li avrei voluti acquistare altri perché comunque l'ho trovato da sempre fantastico, però sinceramente ad un prezzo di 7-8 euro normale lo trovo un po' eccessivo ed mi ha sorpreso che appunto abbiano fatto questa offerta. Che sinceramente l'ho trovata davvero ottima e allora ne ho voluto approfittare. E io ne ho comprati tre: uno il numero 13, ed è questo color violetto. E poi il numero 15, e il numero 15 questa tonalità sul rosa, davvero un bellissimo rosa. E poi il numero 05. Che lo 05 è questa tonalità di marroncino che tende ad andare sul rosa, qui forse non si vede bene, questo l'ho già utilizzato, vedete, ha questi riflessi, quindi i colori che ho acquistato io sono questi. E un altro regalo che mi sono fatta da sola è questo della L'Oreal, appena uscito, lo Studio Secret. Praticamente è un lip gloss universale, appunto è, se notate, è trasparente e mettendolo sulle labbra, dopo un po' diventerà del colore naturale delle vostre labbra. In base alle passate, sarà da chiaro a più scuro. Dopodiché, un altro regalo che mi sono fatta da sola personalmente è questa borsa carinissima di camomilla. È uscita in questa custodia qui in tela protettiva. Ho optato come sempre per il nero in quanto penso sia un colore che stia con tutto e almeno ho la possibilità di utilizzarla in varie occasioni. È molto carina, ha questo fiocchetto qui, può essere tenuta
così, diciamo, a mano, oppure essere infilato il braccio e portarla sul polso. È molto capiente. Qui all'interno, poi, tra l'altro, ha questa fantasia sui quadrata, sui toni dell'azzurro, fucsia e nero, e c'è anche una linea all'interno. Non so se riuscite a vederla, tipo sui toni del fucsia glitterato. Poi ha due tasche laterali, una qui e un'altra da questo lato, e all'interno c'è un'altra taschina. E come regalino, tra l'altro io me ne sono accorta giorni dopo, anche se ancora non l'ho utilizzata, mi è uscito questo specchietto graziosissimo con la scritta camomilla, e dietro riprende la fantasia della borsa. Adesso passo ai regali invece che mi ha fatto il mio ragazzo. Avendo visto che ho comprato quella borsa, lui è stato così carino da regalarmi in completo in questa bellissima scatola, cioè davvero è fantastica, il portafogli. Quello qui da poter abbinare quando vado ad utilizzare la borsa. Ha una cerniera per poter mettere la moneta. E poi all'interno è così. Sempre il mio ragazzo mi ha regalato un gel detergente schiumogeno, è adatto per andare a togliere quando ci strucchiamo, fare una pulizia del viso, e in più elimina il trucco e tutte le impurità. Infatti è un gel detergente viso purificante per eliminare trucco ed impurità. Ancora mi ha regalato questa palette della linea uscita quest'anno, e questa è la numero 01. Escono queste, la 01 appunto, dove all'interno escono questi magnifici colori. Ho notato tra l'altro che dalle immagini che ci sono online i colori non sono molto realistici, ma devo dire assolutamente che sono davvero magnifici. Può essere utilizzato ovviamente sia asciutta e bagnata, ma già da asciutto ha un'ottima coprenza, un'ottima tonalità, davvero è ottima. Approfittatene perché tra l'altro hanno messo i saldi del 50, infatti queste qua venivano intorno alle 12 euro e qualcosa, adesso vengono intorno alle 6, e i saldi li hanno messi davvero da pochissimo. Io spero infatti di andarci, anche se da un lato preferirei non andarci, è meglio tenersi un pochino. E infine, sempre il mio ragazzo mi ha regalato anche lui, due long lasting. E ha preso lo 02 e il 04. Lo 02 è un magnifico argento molto molto chiaro, davvero fantastico. E lo 04 è un marrone. Eccolo qui. Una mia amica mi ha regalato questa serie di orecchini della Tally Whale, davvero carinissimi, per la maggior parte sui toni del dorato. Davvero, sono molto molto carini, io li sto utilizzando tutti i giorni. L'ho ricevuto da un'amica di famiglia, io adoro il color fango, questa magnifica sciarpa, molto larga. Questa è la fantasia sui toni del fango. Mia sorella mi ha regalato invece anche lei un altro long lasting, e stavolta è il numero 20. Lei, sapendo che io sono assolutamente fissata con il nero, appunto mi ha preso il nero. Ed è veramente magnifico, è un nero con un'ottima coprenza. Mia sorella mi ha regalato ancora sempre della Kiko, questo extra volume, e anch'essi sono in offerta a 3 euro. Un lip gloss ed è il numero 21 ed è un magnifico rosa fucsia, sembra più scuro nell'immagine, tipo Barbie come dico io. Questi lip gloss appunto dovrebbero dare un effetto voluminoso alle nostre labbra. Ed infine mia madre mi ha regalato una trousse della Nouba, la numero 75. Packaging molto carino, si presenta in questo modo, descritto tutto qui dietro.
E si presenta in questo modo. Allora, quando l'apriamo, ci sono tutti questi magnifici colori. E le prime sei file sono tutte di ombretti e le ultime due invece sono dei lip gloss. Tra l'altro c'è questo magnifico dorato. Dopodiché si apre qui e c'è una matita per le labbra rosse, una matita per per gli occhi nera. E aprendo qua troviamo ancora altri ombretti. Aspettate perché non vorrei fare danno. E ci sono altri ombretti da questo lato, bellissimi. E qui troviamo due fard. Poi ci sono un pennello per blush e un pennello per i lip gloss. Qui due di questi applicatori per ombretto. Per cui tutta aperta si presenta in questo modo. Bene ragazze, questo è tutto. Vi auguro una felice giornata della Befana, godetevi in pieno questa giornata visto che è l'ultima festa. Vi mando un bacio e ci vediamo presto.